et là. Les chars de la première division française libre puissent avancer le long de la vallée du Liri et que la troisième division d'infanterie algérienne de Montsaber puisse prendre Castelforte, il faut d'abord s'emparer de la position qui domine tout, le Mont Maillot. Le grand drapeau tricolore du Monte Maillot est visible sur 30 km, de Cassino à la mer. Monte Maillot, punto di vedetta privilegiato dell'esercito tedesco sulla linea Gustav, situato perfettamente al centro tra la via Casilina e la via Appia. Dalla cima si abbraccia il golfo di Gaeta, con le isole Ponza e Zannone. Si vedono appena Ventotene e Santo Stefano. Continuando verso sud, la valle dove sfocia il Garigliano. Di fronte si erge maestosa l'isola di Ischia. Proseguendo verso l'interno, la piccola catena del Monte Massico tra Sessa Aurunca e il Tirreno. In lontananza si intravede il Vesuvio. Ancora nell'entroterra la valle del Garigliano, dove gli alleati, per attraversare il fiume con i carri armati, formarono il leggendario ponte di barche. In primo piano Valle Aurea Grande. È circondata da Monte Faito, da Monte Ornito, roccaforte dei tedeschi, e da Monte Cerasola, occupato dagli alleati. Ai piedi la Valle dell'Iri e la Valle del Cassinate, dominata dalla catena montuosa delle Mainarde, tra l'Abruzzo e il Molise. Cassino, infine l'abbazia di Monte Cassino, faro d'Europa, distante circa 20 km da Monte Maio. Seguendo il corso della Casilina si possono riconoscere anche Aquino e Pontecorvo. I Monti Aurunci fanno da sfondo a queste terre. La caratteristica punta a piramide tronca di Monte d'Oro anticipa la presenza della terra di Esperia, il luogo più martoriato, devastato, umiliato dal passaggio delle truppe alleate sulla linea Gustav. Attraversando gli Ausoni Aurunci, con le cime del Monte Fammera e del Monte Petrella, si scorge appena Spigno Saturnia e si ritorna al mare, al Golfo di Gaeta. Coreno Ausonio, in alto il monte più importante della linea Gustav, Monte Maio, al centro tra Cassino e Gaeta. Al di là del monte siamo nel comune di Valle Maio, dove le indicazioni ci accompagnano nel posto in cui la storia ha dimenticato se stessa. E finalmente siamo giunti a Valle Aurea Piccola. Su in alto si intravede Monte Ornito, luogo del primo sfondamento della linea Gustav. È facile immaginare la valle in tempi di pace, resa d'oro dalle spighe di grano, come vuole il suo nome. Dall'alto sono appena riconoscibili l'aia della famiglia del Seni, i due pozzi storici distanti 100 metri l'uno dall'altro, dove i tedeschi e gli alleati disarmati attingevano l'acqua della sopravvivenza. Lassù ci si imbatte ancora in schegge, bombe e persino resti di ossa umane e un cunicolo sotterraneo naturale usato come rifugio. La casella del Seni. Ancora in piedi, da lì la famiglia assisteva inerme a tutti
tutto ciò che accadeva nella vallata. Scontri all'arma bianca, rastrellamenti, posizionamento di mine, raccolte dei feriti e dei morti. E la vecchia aia, dove veniva abbattuto il grano, dove si danzava e si suonava in tempi di pace. E che ha visto protagonista tante volte Vincenzo Del Seni, antico suonatore di organetto e proprietario di quelle terre. Ci avviciniamo ancora alla vecchia aia, in alto, Monte Cerasola. A sinistra si intravede la vecchia quercia, individuata dagli alleati quale punto fondamentale da superare per ritenere di aver sfondato la linea Gustav. Sotto questa quercia venivano deposti insieme i morti di entrambi gli eserciti, in una tregua umana non dichiarata. A ridosso dell'aia, rimasta intatta dai bombardamenti, i poveri resti della casella rifugio, distrutta da una bomba che sterminò quasi tutta la famiglia Del Seni ed altri sfollati. Cimitero militare italiano. Mignano Montelungo è stato realizzato su una collina. Guarda verso la gola che passa sotto San Pietro infine. Vi sono seppelliti 927 soldati italiani. Cimitero militare tedesco di Caira, realizzato anch'esso su una collina ai piedi di Monte Cassino. Vi sono sepolti più di 20.000 soldati tedeschi. Cimitero militare francese di Venafro, vi sono sepolti 6.000 soldati. Il cimitero è diviso per religione: cristiana, musulmana, ebraica e animista. Cimitero militare inglese del Commonwealth, Cassino. Vi sono sepolti 4.266 soldati provenienti dal Regno Unito, dal Canada, dall'Australia, dalla Nuova Zelanda, dal Sudafrica, dall'India e dal Pakistan. Cimitero militare inglese di Minturno, del Commonwealth. Il cimitero accoglie 2.041 tombe di soldati inglesi, canadesi, australiani, sudafricani. Di questi, 97 sono ignoti. Cimitero militare polacco, Monte Cassino. Ospita 1.051 soldati del secondo corpo d'armata polacco. È presente anche la tomba del generale Anders, morto nel 1970 a Londra. Secondo le sue volontà, è qui sepolto con i suoi uomini. In Polonia, dopo la Seconda Guerra Mondiale, sono nate 300 scuole, chiamate Monte Cassino.